YouTube, sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate se il video di oggi è uscito alle 20, ma ultimamente sono molto molto impegnata perché sto organizzando un po' di viaggi per Milano, dato che presto traslocherò lì, andrò lì a fare l'università, mi sto preparando anche per i test d'ammissione all'università. E quindi ieri non ho avuto tempo di preparare il video di oggi e ve lo sto preparando in questo momento per caricarvelo stasera, quindi perdonatemi davvero. Però non perdiamoci in chiacchiere perché, come vedete dietro di me, ho ben tre scatole da aprire perché due Super Geek Box mi sono arrivate insieme, non chiedetemi perché, e la Geek Fuel che mi è arrivata qualche giorno fa, ma stavo aspettando appunto che arrivasse anche la Geek Box per scartare tutte e tre. Ricordo che se volete acquistare una di queste due scatole, o tre scatole se considerate anche la One Up Box, trovate in descrizione tutti i link per acquistarle. Non sono per forza in abbonamento, potete prenderne anche soltanto una. Io vi consiglio di farlo perché con soli 20 euro trovate all'interno una decina di gadget che, sommando il loro valore reale, arriveste a 40 euro, quindi ci risparmiate un bel po'. E scusatemi anche se sto usando l'audio della telecamera, che non è uno dei migliori, però purtroppo ho problemi con il microfono perché facendo video in questa postazione non so dove mettere il microfono e non esce un buon audio, quindi al posto di mettere un audio pessimo sforzandomi di mettere bene il microfono, a questo punto faccio un audio normale con quello della macchinetta e quindi andiamo così. Come al solito dovete lasciare una caterba di mi piace perché questa volta spacchettiamo ben 3 pacchetti. E se questo video raggiunge 2500 like farò uno spacchettamento in 2. Se raggiunge i 3000 like proveremo a fare obbligo o gadget in 2. Tra l'altro ho cambiato la posizione delle luci e non so se adesso vanno bene, spero di sì. Comunque cominciamo. Primo pacco. Allora, non so di che mese sia questo pacco perché non so, dato che mi è arrivato insieme all'altro, non so nemmeno se sono uguali i due pacchi, quindi va bene. Allora, come prima cosa vedo qui la principessa gommarosa, il che mi piace perché è un personaggio che mi piace abbastanza e, se non mi sbaglio, è lo stesso pupazzetto che mi uscì con Batman qualche tempo fa. Facciamo tipo come le makeup artist che fanno così, non ho mai capito perché. Ma perché mi mettono queste cose da montare che io non sono capace? Ta-da! Questa me la metto qui, mi farà compagnia mentre registro perché è troppo carina. Ok, forse questa è la scatola di dicembre perché qua ci sono dei calzini di Natale. Adesso, se riesco a romperli, ve li faccio vedere. Guardate un po', sono calzini di Super Mario perché ci sono i Goomba e tutti i personaggi di Super Mario più famosi. C'è anche la pianta carnivora, ci sono tutte quante, che non ricordo come si chiami la pianta carnivora, e c'è il maledetto aspirapolvere. Comunque sono molto contenta perché io i calzini li uso di notte, non ci credete mai, ma io la notte mi metto i calzini caldi perché mi piace stare al caldo, quindi mi piacciono. Poi c'è questo bellissimo pupazzetto che mi ricorda i pupazzetti voodoo, che è stupendo, un pupazzetto di Flash che sicuramente lo vorrà Martina quando vedrà questo video, ne sono sicura al 100%. Un Dorz della Marvel di Deadpool, mi escono sempre cose di Deadpool, è incredibile, però è carino, dai, mi piacciono questi pupazzetti. Adesivi vari tra Star Wars e il martello di Thor, Flash, il TARDIS, Pokémon, insomma una serie di adesivi che sono davvero carini, me li attaccherò da qualche parte. La maglietta di questo mese è, mi sembra, Star Wars, esatto, Star Wars e Simpson. Luke, credo sia Luke, io sono tuo padre, una cosa del genere. No? Why you little? Ok, d'accordo, c'è Darth Fener che sotto un video mi hanno quasi ammazzata perché l'ho chiamato Darth Fener, ma ragazzi, Darth Fener è l'adattamento italiano. Insomma, qui c'è Darth Fener che strangola quello che sia Luke. Vi ricordo che io non ho visto tutta la saga, quindi potrei benissimo sbagliarmi, ma credo sia questo. Infine abbiamo la spilla che dice Good Times, il tema di dicembre. Questo dovrebbe essere, credo, sì, dovrebbe essere quello, dove abbiamo un piccolo Deadpool, un piccolo, metto come le makeup artist, un piccolo Deadpool, un piccolo Jake e un piccolo Finn, e l'aggiungerò alla mia collezione di spille. E qui il tema di dicembre, che è Good Times. Avremmo potuto trovare un qualsiasi personaggio di Adventure Time, noi abbiamo trovato Gommarosa. Sinceramente avrei preferito Finn o Bimo, però ci accontentiamo. Scatola numero 2. Oh, wow! Apro subito con questa cosa che è una sacca del TARDIS di Doctor Who. Bellissima, mi piace da morire. Wow, guarda quanto è figa! Sì, 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 mi piace molto il TARDIS. Mi piacciono pure le sacche perché io le utilizzo. Mi uscì una sacca nella prima One Up Box che utilizzai anche a Romix, quindi questa la conservo. Abbiamo un pop sempre di Star Wars ed è un The Fighter Pilot. Ok, non ho idea di chi sia questo qui, purtroppo, sì, lo ammetto, è il primo pop che mi esce in una scatola e purtroppo non so di chi sia perché credo sia, non so se è della nuova serie di Star Wars. Io sinceramente
Non me lo ricordo, quindi non lo so. In ogni caso va bene uguale, perché comunque lo accettiamo, i pop mi piacciono e lo conserviamo. La maglietta è qualcosa di fighissimo, sta scritto SIT e c'è il simbolo della Nike, credo sia un'imitazione del simbolo della Nike, però con una spada laser, e dice c'è solo una passione, ed è tipo fighissima questa maglietta, nonostante io non sia una fan di Star Wars, credo sia stupenda. Qui c'è anche... è caduto tutto! Dicevo, c'è anche una busta con dentro una cartolina. Open the blast door. Questi sono gli stormtrooper di Star Wars. E dentro c'è scritto We wish you and the rebels a Merry Christmas and a Happy New Year for now. Ok, questo è carino, mi piace. Questi sono i personaggi di Super Mario, quindi è molto carina come cosa. Mi piacciono questi crossover. Solo che ora mi chiedo, hanno fatto arrivare due box per Natale o mi sono persa qualcosa? Questo qui è il box di novembre! Ma perché mi è arrivato adesso? È incredibile, mi è arrivato proprio uno o due giorni fa! Però qua c'è scritto novembre, tema legacy! Vabbè, intanto abbiamo una calamita dove c'è scritto Death No Moon. Questo credo sia la morte nera di Star Wars. E non lo so, mi piace il fatto Death No Moon, Charlie Moon. Insomma, è carina come calamita. La appenderò insieme a quella della principessa Leila. Appenderò poi, mica si appendono, si attaccano. Poi abbiamo un Neon Dog, un laccetto di quelli che ho trovato anche, mi sa, una o due box fa. Di quelle che puoi attaccare la tua tesserina al collo. Eccola qua, questa qui. Dove c'è un Neon Dog, ovvero un Finn su un Jake. Stupenda, no, ve la sto tenendo al contrario, ok? Guardate quanto è figa. Cioè, le cose assurde della vita, ragazzi, è troppo carina questa cosa. Più vado avanti e più amo questi box, lo giuro. E infine, come al solito, la nostra spilletta che ha una spada laser e è scritto il tema Legacy. La spada laser con la morte nera, poi ci sono dei caccia, insomma, niente male. Voi non lo potete vedere ovviamente perché la mia telecamera, la mia fotocamera adora non mettere a fuoco quando glielo chiedo, però va bene. Oh, questa è pesantissima! Questa qui è per Natale e lo si capisce subito perché appena la apro subito che mi esce della... carta da regali a 8 bit. Questa se mi fosse arrivata qualche giorno fa, oddio, qualche giorno fa, qualche settimana fa, sarebbe stata perfetta per impacchettare i regali di Natale. Però ormai sono passati, quindi questi me li conservo per l'anno prossimo. Allora, all'interno abbiamo subito una key, credo sia, non so, sono due key. Questa volta ci regalano due key di due giochi a 8 bit. Wow, che figo, sembrano molto carini. Ovviamente non vi faccio vedere le key, vi faccio vedere solo i due giochi, che sono questi due. Entrambi due giochi a 8 bit da attivare su Steam, quindi Geek Fuel, sempre fantastica. La solita rivista, questa volta a tema Star Wars, ovviamente. No, dai, ci sono tipo delle spade laser. Che cazzo, dolci. Sono spade laser dolci, liquide, ma come funzionano? Guardate! Ci sono anche gli adesivi per mettere l'Elsa della spada. E non intendo Elsa di Frozen. Ma come cacchio funzionano? Ho spruzzato tutto! Sai, di ghiacciolo sciolto e caldo. Andiamo avanti che è meglio. Qui abbiamo Hard Disk Droid. Looking for what is it? Probably not, but hopefully you find what are you looking for this holiday season. Oh, sono degli auguri, guarda che carino, sono dolcissimi. Questi me li conservo tutti perché sono bellissimi. Poi c'è una scatola che non ho idea di che cosa contenga. Non ho la minima idea di cosa sia questa roba. Sotto sta scritto Star Wars. Sembra la morte nera messa al contrario, perché all'interno, cioè, guardate. Forse posso fare... forse è una cosa per i dolci, tipo posso fare tipo la morte nera di cioccolato se metto qua dentro il cioccolato e poi apro e... penso. La solita maglietta, questa volta con il nostro amico Joker, quel malato pazzo di Joker. Guardate un po' come è malata questa maglietta, però è bella perché mi ricorda Nightmare Before Christmas, credo sia proprio un richiamo a Nightmare Before Christmas, quindi è bellissima. Una gomma di BB-8, questa me la chiederà Martina anche sicuramente, è dolcissima. Io non colleziono gomme, però questa gomma è veramente qualcosa di assurdo. Poi BB-8 mi sta troppo simpatico. Un libro sui Simpson, Manual of Mischief, non so chi sia, però ci sono tipo i pop-up dei Simpson, guardate che roba strana. Questo me lo leggo, sembra molto molto carino, ci sono dei fumetti sui Simpson
tipo queste cose strane, un libro strano, però mi sembra simpatico. Sì, come dicevo, serve per fare candy, quindi dolcetti, costruzioni o cocktail. What the fuck? E abbiamo finalmente finito. Ragazzi, io spero che questo video con 3 spacchettamenti vi sia piaciuto. A me piace molto spacchettare queste cose insieme a voi e vedo che a voi piace tantissimo quando lo faccio, perché ho notato che vi piace guardare cosa esce, commentare, scherzare, e mi diverte molto leggere i vostri commenti sulle cose che escono dai pacchetti. Vi ricordo che se volete acquistarli, in descrizione comunque trovate tutti i link per farlo, sia in abbonamento che scatole singole. Quindi mi raccomando, lasciate tanti mi piace, tanti commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!